Ma ormai siete veramente di casa, vi siete affezionati tantissimo a questa carriera col Borussia e questo non può che rendermi assolutamente felice. Sarei ancora più felice di vedere tantissimi mi piace come negli ultimi episodi della carriera e tantissimi commenti di suggerimenti sul mercato. Ricordatevi che sono anch'io un umano, quindi posso sbagliare qualche trattativa che a alcuni può piacere, ad altri no. L'importante comunque come al solito è divertirsi e divertire. Iniziamo subito con un nuovo episodio della carriera allenatore. E adesso ragazzi, con tutti questi soldi possiamo andare a fare la trattativa anche per acquistare Sadio Mané o Mohamed Salah. Sarebbe un attacco completamente premier. Ecco qua, è tornato Klopp e adesso andiamo a parlare di cose molto molto importanti. Vediamo se sono interessati a Schürrle in cambio di Sadio Mané. Vogliono un difensore centrale, io posso darglielo, dato che comunque abbiamo appena preso Caldara e dato che dobbiamo svecchiare la rosa. Oddio, io provo a proporgli anche Masiello, ma probabilmente Toprak è il profilo ideale. Vabbè, vediamo Masiello per adesso, eh. Vediamo. Ok, sono interessati a Masiello, vogliono anche 75 milioni di euro. Ovviamente 75 milioni di euro non ce li ho, però 30 potrei provare a proporglieli. Vediamo. Mi fa scappare da ridere Masiello e 30 milioni per Mané, però vediamo. No, ok. Hai ragione ad arrabbiarti, scusa. Allora proviamo ad andare a acquistare Salah, dato che comunque un'ala destra potreste cedercela. Quindi scambio di giocatori, questa volta andiamo a dargli subito il difensore centrale che vogliono, quindi Toprak, che tra l'altro è il nostro difensore più forte, e vediamo 46 milioni di euro, ok, è già più accettabile. Facciamo 15 milioni e Toprak, vediamo se siamo. Oh, 46, sono tanti. Andiamo a 23, comunque io sto salendo, tu dovresti abbassarti un attimo, non salire. Ok, 35 milioni di euro, io non voglio andare più in alto. È un'offerta allettante e accettano. Intanto proviamo ad acquistare anche Alvaro Morata all'interno di uno scambio. Chissà se possano accettare uno scambio con qualcuno che abbiamo in rosa che vogliamo cedere. Andiamo a vedere, Antonio, facci sognare. Io sono disposto a cedere Guerreiro o Guerreiro, non so come si pronunci per Alvaro Morata. Però loro vogliono un terzino sinistro. Quindi noi abbiamo Tagliafico che possiamo dar via, dato che lo stesso Guerreiro può giocare come terzino. Quindi vediamo se possono essere interessati a Tagliafico. Ok, allora la clausola di cessione di Morata è di 70 milioni di euro e loro vogliono Tagliafico 83. Ok, stessa cosa che avevo proposto con Toprak, sono 35 milioni di euro e Tagliafico, dato che sono tutti i soldi che abbiamo. No, ok, mi dispiace. Allora, Antonio Conte, non ci siamo perché volete troppi, troppi, troppi soldi. Per tornare un po' all'antica, al Sassuolo, tra l'altro, il Borussia ha provato a rubarci Berardi per tantissimo tempo quando allenavamo a Sassuolo. Quindi vediamo, vediamo, vediamo. Abbiamo sempre il buon Schürrle che comunque ha 27 anni ed è un 81 di overall. Ok, vogliono un portiere. Ma come un portiere? Io ho Weidenfeller, ma mi dispiace anche perché è un'icona del Borussia Dortmund e poi non credo che con 1.300.000 euro, infatti, ma stiamo scherzando. Io ci provo 35 milioni a Weidenfeller, ma non penso, ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Comunque posso iniziare a trattare con Salah e insieme ai due acquisti che abbiamo fatto verrebbe fuori un tridente mica male. Ok, ruolo cruciale mi sembra giusto, assolutamente. 5 anni di contratto però fino ai 31, dai va bene, ci proviamo. Perfetto, nessuna clausola di rescissione. Andiamo a parlare un po' di denaro per capire che cosa vogliono. Ah cavolo, non ho abbastanza soldi da offrirgli. Sono andato un po' troppo su con il prezzo del cartellino, quindi non ho possibilità di dargli uno stipendio all'altezza delle sue aspettative. Cavolo. C'è comunque ancora un sacco di tempo, siamo solo praticamente a fine luglio, c'è più di un mese di mercato a disposizione. Gonzalo Castro, so benissimo che è un giocatore importante per il Borussia, però diciamo che possiamo perlomeno andare a trattare con il Liverpool. Tra l'altro, Klopp, mi dispiace, stai facendo un sacco di viaggi avanti e indietro ultimamente. Io ti chiedo almeno 25 milioni di euro e per un 31enne so che sono tanti soldi, è la loro ultima offerta. No, io devo per forza andare un po' su. Ne chiedo 22, dai, 22. 22 sono sicuro che potresti venirci incontro. 19,6? 19,6, non sto a fare lo spilorcio per 400.000 euro? Valore attuale, dai, è superiore al valore, io lo accetto. Accetto l'offerta, va bene. Ok, abbiamo venduto Castro, quindi ci arrivano, tra l'altro anche un'offerta per Burki di 29 milioni di euro, ma dopo come facciamo? Io ci riprovo a offrire Toprak per Sadio Mané, perché è un giocatore veramente che voglio provare a prendere. Mi piacerebbe tantissimo completare il tridente con lui e quindi devo provarci a tutti i costi. 38 milioni e Toprak, vediamo 53. 53 sono ancora tanti.
faccio una nuova offerta per il cartellino e andiamo a parlare di 42 milioni di euro. Non puoi rimanere su 53, mi dispiace. Io ti offro 46, ma poi mi rimane veramente poco. Mi rimane poco, ok, accettano. Dobbiamo cercare di capire se riusciremo ad offrirgli lo stipendio. Però intanto per Rode abbiamo ricevuto un'offerta per il trasferimento e quindi possiamo andare a parlare un attimo con il Colonia. Trattiamo. Dato mi rendo conto veramente di avere un'ignoranza assoluta per le pronunce dei giocatori al di fuori della Serie A. Veramente mi sto accorgendo che non ne so mezzo. Proviamo 17 milioni di euro. E non potete rimanere fermi lì. Non potete rimanere fermi lì. Dai, 15. 15 milioni di euro mi sembra l'offerta giusta. Ok, affare fatto, benissimo. Ci siamo trovati a metà strada e siamo tutti contenti. E intanto con Sadio Mané possiamo andare a parlare. E lui ha 180.000 di stipendio a settimana. Eccolo qua, che entra. Abbiamo tantissime cose di cui parlare. Partiamo da Cruciale, che mi sembra assolutamente giusto così. Vabbè, io posso accettarla, magari 103 milioni di euro di clausola di rescissione, sarei contento. Parliamo dello stipendio, dai. Io ti do 150.000 di stipendio e un bonus di ingaggio di 1 milione di euro. Vediamo se sono contenti. Non proprio. Proviamo a limare gli ultimi dettagli. 2 milioni di bonus di ingaggio, 170.000 a settimana. Ha bisogno di un po' di tempo per pensarci, ma di cosa stai parlando? Ma è un'ottima offerta. Oh, comunque Sebastian è richiestissimo. Proviamo ad andare a vedere se riusciamo a chiedere un po' di più e se la trattativa fa ancora in tempo a svilupparsi su altri binari. Ecco, 17 milioni loro li hanno accettati. E adesso state a vedere come va a finire che prendiamo i 15 del Colonia. C'è la risposta di Sané e dice che è inaccettabile. Lui comunque vuole 2 milioni e 150.000 di bonus d'ingaggio. Cioè, non gli va bene rinunciare a quei 150.000. Io adesso accetto l'offerta perché mi va bene, insomma, non pago tanto di più. Però mi ha dato un sacco fastidio. Sadio Mané è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. E infatti Sebastian Rode se n'è andato al Colonia per 15 milioni di euro. Quindi stop la trattativa con Muces Glabat e abbiamo perso 2 milioni, ma vai a saperlo. Intanto il Napoli ha offerto 24 milioni per Schürrle, quindi in Italia c'è ancora qualcuno che lo apprezza. Andiamo a vedere, noi possiamo chiedere praticamente fino a 30 milioni. Ed è proprio quello che facciamo. Andiamo a vedere se il Napoli... no, non mi serve la clausola della rivendita, non la voglio. Ma voglio aumentare e arrivare fino a 28. Vediamo, dai, 4 milioni in più. Napoli puoi darmi, un giocatore forte. 26.900.000 euro, va bene, non faccio il plumone perché comunque la squadra è ben assestata, abbiamo una panchina anche abbastanza lunga e quindi possiamo accettare questa offerta, mi piace. Sto guardando che ci serve un centrocampista perché Eddie Guerreiro può benissimo fare anche il centrocampista centrale e quindi diciamo che in questo momento i titolari sono questi, almeno sulla carta, facciamo sempre in tempo a cambiarli, però voglio provarla così. Leroy Sané e Sadio Mané ci sono tutti e due, voi non avete idea di quanto sarà difficile pronunciarli perché hanno veramente il nome simile. Lo Zenit ha deciso di pagare la clausola per Filip e quindi rischiamo di perdere anche un nostro giovane attaccante esterno proprio adesso che abbiamo appena accettato l'offerta per cedere Schürrle. Che bella la vita, che figata! Ok, per adesso stiamo un attimo calmi nel fare offerte, dobbiamo capire. Esatto, Filip se n'è andato, speriamo che non se ne vada anche Schürrle, ecco qua! Ceduti tutti e due nella stessa giornata. Che sfortuna nera, ragazzi. Che cavolo di sfortuna. E niente, adesso abbiamo una rosa veramente corta, specialmente là davanti. Ci servono degli attaccanti, praticamente ne abbiamo tre e mezzo. Che questo deve fare anche la centrocampista. Adesso sì che la panchina diventa corta, eh. Anche se comunque abbiamo questi due giovani di belle speranze che possano dirla loro, possano crescere. Intanto mi avete parlato bene di Gomez, può fare il trequartista, il centrocampista centrale e anche tutte e due le fasce in avanti. Quindi chissà, io provo ad acquistarlo per 2 milioni di euro, potrebbe essere un colpo low cost a far crescere. Il classico uomo da mettere sempre su in ogni partita finché non diventa super forte e super affidabile. Io 2 milioni di euro gli do dato che questo è il suo valore attuale. Loro vogliono 2 milioni e 250.000, va bene Mourinho, io te li do, va bene. È la mia scommessa, vediamo se il ragazzo è disposto a fare questo trasferimento per giocare. Promessa, perfetto, promessa mi sembra giusto. Ok, era quello che voleva, dato che comunque ha 17 anni, è molto giovane, 5 anni di contratto, glieli do molto volentieri. Non gli voglio mettere una clausola di rescissione, no, 6 milioni di euro è veramente troppo poco. Io la nego, vediamo se sono arrabbiati. Ok, possiamo andare avanti, ma vogliono un po' di più, vogliono 500.000 euro di bonus di ingaggio. Intanto non te li do mai e poi mai, ti guarda, ti do 100.000 di bonus di ingaggio
e 50.000 a settimana. Questo te lo fai andare bene, c'hai 17 anni, non è che puoi, ok? È disposto ad accettare, va bene, sono contento. Per adesso lo inserisco in rosa al posto di, vediamo un attimo, 20 anni 71, 18 anni 71, non lo so, vabbè, togliamo il 31enne terzino per adesso, vediamo un attimo, mettiamo Gomez, lo mettiamo qua, perfetto, dove può fare il suo, dove può occupare un po' tutti i ruoli, eh. E ragazzi, è giunto il momento di andare a giocare la prima partita vera e propria in cui guiderò la mia squadra alla ricerca del primo trofeo stagionale. Io voglio giocare con questa e loro giocano con questa. I colori sono comunque diversissimi. Guardate la formazione titolare. Ragazzi, non vedo l'ora di capire quanto è forte questa squadra.